Un saluto a tutti gli amici di JITSChina.it, siamo qua oggi per una breve anteprima dell'EECO Cool One, il primo dispositivo realizzato in collaborazione fra le due aziende asiatiche, l'EECO e Coolpad. Il dispositivo è, come possiamo anche vedere dalla scritta, realizzato in buona parte dall'EECO, anche se troviamo alcune implementazioni a livello tecnico, introdotte appunto da Coolpad. Un dispositivo che adesso inizialmente andiamo un attimo a mettere da parte, vi faccio vedere un attimo il contenuto della confezione che ho aperto anticipatamente, che è leggermente dura da aprire, manualistica chiaramente in cinese che vi risparmio di far vedere, caricatore con plug asiatico da 5V 2A, spilletta per estrazione dello slot SIM e cavetto in questo caso di tipo Type-C, dotazione abbastanza scarna da ormai tradizione della buona parte delle aziende asiatiche. Andiamo a mettere da parte la confezione, prendiamo il telefono che per certi versi ricorda i terminali LEECO visti durante quest'anno, ma che presenta alcune differenze. Innanzitutto per la presenza di una doppia fotocamera posteriore che non so se alcuni di voi si ricordano i terminali di Kiku, che è una sussidiaria di Coolpad, della più nota almeno sul mercato asiatico Coolpad. Infatti la fotocamera posteriore è fondamentalmente quella che abbiamo già visto sul Kiku Terra Ultimate, non so se questo è il nome preciso, vado così a memoria, terminale top di gamma che avevamo visto al Mobile World Congress, ma fondamentalmente sconosciuto. Comunque doppia fotocamera da 13 megapixel, doppio sensore, apertura focale f2.0, autofocus PDF e doppio flash LED dual tone. Inferiormente vediamo poi il lettore di impronte digitali a specchio, come abbiamo visto appunto sui dispositivi LEECO, ma leggermente diverso nella forma, in quanto è tondo, però leggermente tagliato ai lati, per andare a riprendere più fedelmente la forma del dito. Innanzitutto vi faccio vedere la velocità di sblocco, abbastanza veloce direi, più o meno la stessa velocità vista sui terminali LEECO. Superiormente e inferiormente le due bande in plastica per la ricezione delle antenne, su quella superiore troviamo anche il secondo microfono per la soppressione dei rumori, inferiormente invece il microfono principale, lo speaker di sistema e l'ingresso USB Type-C, superiormente sensore infrarossi e jack, ingresso, scusate, mini jack da 3,5 mm, quindi a differenza dei terminali LEECO rimane l'ingresso appunto mini jack, lato sinistro slot dual SIM, non è possibile inserire una micro SD per appunto l'utilizzo in dual SIM in 4G, anche se non è presente il supporto alla banda 20, lato destro tasto power e bilancio del volume. Frontalmente abbiamo il classico design visto dei dispositivi LEECO con la capsula auricolare e i due cerchietti per la fotocamera anteriore da 8 megapixel con apertura focale f2.2 e di sensori di luminosità e prossimità. Inferiormente abbiamo invece i tre tasti capacitivi con retroilluminazione, anche se in questo momento chiaramente non è abbastanza visibile in quanto sono presenti le luci della stanza. Display da 5,5 pollici, IPS Full HD e qua vediamo l'ormai tradizionale difetto, se così vogliamo dire, in realtà è una scelta stilistica condivisibile o meno di LEECO, ovvero il bordo perimetrale nero, in quanto il vetro è fondamentalmente borderless, almeno più che altro il pannello che ricopre il display, ma in realtà come vediamo sono presenti queste vistose bande nere, soprattutto sulla colorazione bianca, che a molti non andranno particolarmente a genio. Come potete vedere l'interfaccia, che innanzitutto vi faccio vedere la parte software, abbiamo Android 6.0.1 Marshmallow e l'interfaccia è la AUI, in questo caso 5.6.014 stabile. L'interfaccia quindi è quella di LEECO, anche se in realtà la skin è leggermente modificata, come vedete le icone sono leggermente diverse da quelle che siamo abituati a vedere di default, però in realtà l'interfaccia rimane la solita. Come vedete qua abbiamo la gestione del multitasking, dei toggle rapidi e del player musicale. Per quanto riguarda il display, appunto vi ho detto è un 5,5 pollici IPS Full HD. Per quanto riguarda la configurazione hardware, abbiamo uno Snapdragon 652 octa-core 1,8 GHz, affiancato da, in questa versione, 3,32 GB di memoria, come ho detto non espandibile, anche se è presente una versione da 4,64. Una cosa che probabilmente avrete notato a bordo di questo dispositivo di provenienza asiatica è la presenza già di default della lingua italiana e oltretutto del Play Store, quindi sicuramente siamo facilitati nell'utilizzo, non è necessario andare a installare ROM alternative, anche se il telefono in questione mi è arrivato da Top Reseller Store, potete trovarlo già
in vendita sullo store italiano. Vi lascio qua sotto in descrizione il link per l'acquisto. Quindi se lo acquistate da Top Reseller Store vi arriverà già con la ROM, con lingua italiana e Play Store. Per quanto riguarda le altre caratteristiche, sicuramente la cosa più, la cosa più interessante è la presenza appunto della doppia fotocamera. Doppia fotocamera che può essere gestita. Innanzitutto vi faccio vedere l'interfaccia abbastanza velocemente. Qua abbiamo le opzioni rapide, abbiamo anche l'HDR automatico, ovviamente possiamo andarlo a disattivare. Poi abbiamo lo slow motion, foto panoramiche, le GIF. Inoltre possiamo andare a effettuare video in risoluzione fino al 4K e oltretutto abbiamo la modalità SLR, ovvero la modalità manuale, anzi no, scusate, la modalità manuale la ritroviamo qua, è la modalità Pro in cui possiamo andare a modificare il bilanciamento del bianco, il valore ISO, l'esposizione, il tempo di esposizione, la messa a fuoco, la saturazione ed il contrasto. In realtà la modalità SLR è la modalità appunto che sfrutta la doppia fotocamera posteriore e possiamo andare a scattare foto con la possibilità di andare a realizzare un effetto bokeh sullo sfondo, come abbiamo visto già su altri dispositivi come Huawei P9, Honor 8, lo Xiaomi Redmi Pro e in futuro anche sull'iPhone 7 Plus quando arriverà l'aggiornamento dedicato. Per quanto riguarda il resto delle specifiche, non ho parlato di dimensioni, abbiamo un dispositivo da 152, 74,8 x 8,2 mm di spessore, un peso di 167 grammi, tutto sommato abbastanza contenuto considerando che il dispositivo è realizzato interamente in metallo, molto ben costruito, molto ben assemblato, molto piacevole al tatto. Vetro che non è 2.5D, è leggermente tagliente, ma neanche troppo, neanche quanto sui Lecovisti, è leggerissimamente stondato. E abbiamo appunto uno spessore di 8,2 mm che contiene una batteria integrata da ben 4060 mAh. Quindi un'autonomia che sulla carta sicuramente dovrebbe essere soddisfacente, anche se chiaramente in sede di recensione analizzeremo il tutto analizzeremo il tutto con i dovuti dettagli. Beh, diciamo che per quest'anteprima è tutto. Io chiaramente vi rimando alla recensione completa che arriverà nei prossimi giorni, quindi per il momento è tutto. Un saluto da Michele per gizchina.it.